Sin da bambina desideravo una vita diversa da quella monotona della provincia. Il matrimonio, sul quale avevo riposto tutte le mie speranze ed evasione, mi stava deludendo. Mio marito era completamente assorbito dalla professione, anche se le sue ambizioni non andavano oltre i confini della regione. L'aspetto la settimana prossima. Grazie, dottore. Buongiorno. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Allora, ci siamo fatti male un'altra volta? Stavo giocando a palla, mi hanno sgambettato e sono caduto a terra. Fa un po' vedere. Venga, signora. Venga pure, si accomodi. Prego. Mi scusi, ogni volta che sento tossire quel vecchio mi viene da vomitare. La casa è sempre piena di malati. Dalla mattina alla sera è insopportabile. Allora non avrebbe dovuto sposare un medico, Madame Bovary? Sì, certo, lo so. Tantomeno un medico che non si fa pagare gli onorari. Qui da noi nessuno è mai diventato ricco. Qui muoiono tutti come sono nati, poveri in canna. Voglio andarmene via, il più presto possibile. Lui dovrebbe capirlo. Non voglio perdere i miei anni in questo buco di paese. Tornando al vestito, lei diceva che di farne uno nuovo non se ne parla. Ma che vuole? Da questi stracci non posso cavar fuori qualcosa che lei possa mettere al ballo del marchese d'Andervilliers. Può immaginare i commenti che tutte le signore farebbero alle sue spalle. Ah, ho un'idea. Modifichiamo il mio abito da sposa. L'avevo dimenticato. Venga a vedere. Guardi che sete. È un delitto non adoperarla. Penso che piacerà anche a lei. Non mi dirà che anche questo è uno straccio, vero? Sì, è molto bella e poi sta benissimo il bianco, con i suoi capelli neri. Sa, bianco e nero fa sempre molto distinto. E poi lei con le sue mani di fata ne farà un abito stupendo. Faccio un salto giù da mio marito perché si era molto preoccupato per questa storia del vestito. Lui sa quanto mi ha fatto felice questo invito al castello. La prima festa da 2 anni, dal mio matrimonio non ho più ballato. Aspetti qui, torno subito. Caro, puoi venire un momento su in camera mia? Un momento solo. Ho una bella sorpresa. No, Emma, ora non posso, ho da fare. Per favore, è solo questione di un momento. Avrei pure un po' di tempo libero per me, no? Sì, certo. Ti prego, vieni. Appena avrò finito qui. Questa volta ti è andata bene. Solo un pochino più in basso ci avresti rimesso un occhio. Arrivederci. Arrivederla, dottore. Non mi ha fatto male per niente. La prossima volta stai più attento, eh? Grazie, dottore. Prego. Speriamo che suo marito non se la prenda perché abbiamo tagliato l'abito da sposa. In queste cose gli uomini sono talmente strani. Beh, se lui non è in grado di comprarmene uno nuovo, che cosa dovrei fare? Rifiutare l'invito? Un ballo non è una cosa che capita tutti i giorni. Magnifico! La tua sarta è veramente un'artista. Dove l'ha preso questo stupendo vestito? Oh, che memoria hanno gli uomini. Ma è il mio abito da sposa. Ti piace? Sì, sì, certo. Non ti ho appena detto che è stupendo. Sì, veramente molto bello, molto. Scusami, ma i pazienti mi aspettano. Charles, ma perché hai sempre tanta fretta? Emma... Tu sarai la più bella al ballo del marchese d'Andervilliers. Lei ha un marito molto gentile, madame, che la ama molto. Ma ama di più il suo lavoro. Non creda che io non lo capisca. Ma io sono giovane, piena di sogni, di desideri. Lei dovrebbe avere un bambino, madame, così non avrebbe più possibilità di annoiarsi. Provi a dirlo a mio marito. Neanche per questo trova il tempo. Per me non c'è mai tempo. Quando viene a letto è così stanco... che si addormenta subito. E di giorno chi lo vede mai? Bravo, sei arrivato. È pronto in tavola. Ah, grazie. Scusa se ho fatto tardi. Zuppa di cibo. Sei proprio un tesoro. Ti ricordi sempre di quello che mi piace.
mangi? C'è qualcosa che non va? È per Anastasia? Ma no, no. Ah, sì, invece. Si può sapere che cosa ha fatto questa volta? E me lo chiedi? Con una serva come quella c'è da vergognarsi. Io non posso sopportare la gente volgare. E per di più, sporca. Sì, sì, però per il resto non sembra tanto male. Papà l'avrebbe messa alla porta sin dal primo giorno. Ma il dottore è per natura filantropo, non è vero? Ma parliamo d'altro, va. Sai, la piccola Josette, quella che si era scottata con l'acqua bollente, fuori pericolo, molto brava quella bambina. Ma con la moglie del geometra invece le cose vanno per le lunghe, ha una brutta foruncolite, la pancia... Basta, ti prego! Possibile che ogni sera tu mi serva in tavola la storia dei tuoi malati? Non mi potresti risparmiare. Almeno per una volta. Non possiamo parlare di qualcosa di diverso, di più bello. Scusami, Emma. Pensavo che ti interessasse. E va bene. Parliamo del ballo, allora. Dimmi un po', te l'ha finito il vestito, la sarta? Sì, è venuto bene. Io sono a posto. A proposito, ti ho pulito le scarpe buone. Davvero, le scarpe della festa? Sai come sarà divertente la serata? Quelle mi facevano già male quando mi sono sposato, non lo trovi, buffo? Tu porterai lo stesso vestito, io le stesse scarpe. Celebreremo di nuovo le nozze, ma questa volta saremo in bella compagnia. Senti, ricordi... Mi sento un po' come se avessi la febbre, ma sono molto felice e non perderò un ballo, nemmeno uno. Ti prego di non contare su di me, io sono negato, lo sai. Ti farei fare una brutta figura. Ah, non è vero? Sì, sì, invece. E va bene, allora imparerai, ti insegno io. Basta che tu stia attento. Un, due, tre, 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 un, due, tre. Forza, dottore, grande, sai. Lai, 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 la. Avanti, avanti. Ma non saltellare, dottore. Tieni i piedi a terra, così sembri un orso. Ah, mi gira la testa. No, no, non fa per me. Sono troppo ridicolo quando ballo. Su, proviamo insieme. Un, due, tre. Ah, lo vedi che vai benissimo. Che cosa vuoi di più? Adesso da solo, eh? Su. Un, due, tre, un, due, tre, un, due, tre. Ah, bravo, bravo. Sì, vado già molto meglio. Un momento. Tu continua a suonare. La... Che ti è saltato in testa? Perché ti sei fermata? Avanti. Devo imparare. Non voglio fare una brutta figura domani. Per questo l'hai già fatta. Ma che ti piglia? Tu sai ballare il valzer. Forza, allora, devo impararlo, anche se dovessimo continuare fino a domani mattina. Un, due, tre. Un, due, tre. Un, due, tre. Sono gelosa, Gaston. Di chi? Del tuo fidanzato, il duca di Artois? No, sono gelosa di te, mascalzone. Ma che cosa ci trovi in quella provinciale? Tutto. È una donna affascinante. Lei forse conoscerà il visconte Gaston, madame... Come ha detto chi si chiama? Madame Bovary. Ma io veramente non so di chi stia parlando. Del visconte Fresnay. È quello che ora balla con la fidanzata del duca d'Artois. È lo stesso che l'ha già impegnata per due balli. Ah, il mio cavaliere di prima, vuol dire. Pensi, non avevo neanche afferrato il nome. È un ballerino straordinario.
È uno straordinario Don Giovanni. Ha visto come l'ha guardato poco fa? Stia in guardia. Questa è serata buona, dottore? Ehi, dico, che sta facendo? Non vorrà andarsene. Resti vicino a me, caro amico. Non vede che lei mi porta fortuna? Questo è il mio momento favorevole. Niente scuse. Io. Ehi, una sedia. Lei di qui non si muove. Coraggio, si sieda. Non vorrà abbandonarmi proprio sul più bello. Si accomodi. Si accomodi. Non deve fare niente. Solo guardare. Lei deve rimanere al mio fianco, caro dottore. Sto giocando contro quel signore. E il signore non è proprio il tipo da abbandonare facilmente il campo. Quindi si prepari a una lunga seduta. Ecco, se davvero ci tiene, sei convinto che le porti fortuna. Attento, eh? Grazie. Grazie. Posso avere l'onore, madame? La sto stringendo d'assedio, spero che non le dispiaccia. A me no, ma dispiacerà alle altre signore. E forse anche a suo marito. L'ho visto ora al tavolo verde, è un patito del gioco. No, non mi risulta, comunque non è un patito del ballo. Questo sarà l'ultimo ballo. Crede che potrà concedermi il piacere? Mi dispiace, signore, ma sono troppo stanca. Ho ballato tutta la sera. Voglio scusarmi. Visconte. Madame. Sia gentile, me la raccolga. Con il più grande piacere. Grazie. Sempre ai suoi ordini. Ci ha fatto caso anche lei. E chi non se n'è accorto, ma a noi la cosa non ci riguarda. Naturalmente sono sempre pronto a concederle la rivincita a Monsieur Baudricourt, questo si capisce. Ah, tu non lo sai, carissima. Il nostro amico stasera ha perso una fortuna con me. La fortuna è dalla parte sua. Lei è da invidiare, Duca, per la sua fortuna al gioco e in amore. Buonanotte. I miei omaggi. Signori. Grazie per la bella serata. Buonanotte. 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 Ma che hai fatto tutta la sera? Non me lo chiedere, ho le gambe a pezzi. Allora non hai giocato? Sì, tutta la notte. Con le dita dei piedi. Oh. Per fortuna il duca ha messo a disposizione dei suoi ospiti le stanze da letto del palazzo. Ah, che strazio che è stato per me questa serata.
I miei poveri piedi bruciano come il fuoco. E tu? Ti sei divertita? Ah, sì, tanto. Sono stata molto corteggiata, il che certo non mi è dispiaciuto. Meglio così. Sono contento che almeno uno dei due non si è annoiato alla festa. Pensa che io per 5 ore esatte sono stato seduto al tavolo del duca senza riuscire a capire un H del gioco che stavano giocando. Non riuscivo a tenere gli occhi aperti. Allora perché non te ne sei andato? Perché il duca di Artuano mi ha lasciato andare via. Diceva che io ero una specie di portafortuna per lui. Stasera ne ha avuta di fortuna. 12.000 franchi. Il duca vince 12.000 franchi. Sono stanco. Quanta fortuna. 12.000 franchi. Fra poco la festa sarà finita e io la devo rivedere. No, non è possibile. Tutto è possibile, basta volerlo. E io lo voglio, madame. Tesoro. Perché mi hai fatto aspettare tanto? Temevo che non arrivassi più. Diventi sempre più imprudente. Dovevo pure aspettare che il tuo fidanzato se ne andasse a letto. Non dire sciocchezze. Quello dorme già da un'ora. Ti ho cantato io la ninna nanna. Ma vieni. Dobbiamo per forza stare in piedi. Siediti vicino a me. Sono terribilmente triste. Ma perché, Madeleine? Tutti ti invidiano. Fra poco sposerai uno degli uomini più ricchi di Francia. Ma io voglio te, il miglior amante di Francia. Gaston, io ti amo. Baciami, baciami. Tesoro mio, anche quando sarò la duchessa d'Artois, soltanto tu riuscirai a farmi felice. Non devi mai lasciarmi, se no sarai la donna più infelice del mondo. Ma tu non mi lascerai, non è vero? Eppure oggi ci diremo addio, e per molto tempo, Madeleine. No, no. Ma come ci possiamo vedere? Io ritornerò a Parigi e tu rimarrai nel tuo castello nel sud. Centinaia di miglia ci separeranno. Possono passare mesi prima che ci rivedremo. Sì, ma adesso sei qui, vicino a me. Oh, amore mio. I miei omaggi, madame. Via, via! Li conoscevi, quei signori? Con uno di loro ho ballato ieri sera. Con chi? Con quello che ti ha salutato? Non hanno salutato tutti e tre? Sì, è possibile. Io ho solo guardato i cavalli. Scusami, torno tra un minuto.
Guarda quello che ho trovato. Uno di quei signori l'avrà perduto. Bello, no? Ma con il monogramma a me non può servire. Mi tengo i sigari e questo lo butto via. No, aspetta. Se li metti in tasca potresti schiacciarli. Già. Hai ragione. Torniamo a casa. Su, a casa. Brava. Ho mangiato bene. È bello starsene a casa. Certo, nella casa di mio padre io sono sempre stata felice. Ma questa non la vedi che è un inferno? Un inferno? Perché? La tua Anastasia ci fa vivere nello sporco. E la cena? La cena non è mai pronta all'ora giusta. Nel corridoio poi e nella sala d'attesa c'è la polvere alta un metro. Sì, sì. Beh. Quella non sa neanche che cosa significhi la pulizia. No, caro. Anastasia deve andarsene. Se tu trovi una che cucina, lava, stira, dà da mangiare al cavallo e fa la spesa per pochi soldi, fa pure. Tu sei troppo accomodante, ti comporti con debolezza. E tutti ne approfittano. Charles, qui non cambierà mai niente. Ma qui la nostra vita sarà sempre questa. Dobbiamo andarcene. È per te che lo dico. Tu sei un buon professionista, un buon dottore. E meriti di guadagnare bene. Ma qui come ti pagano? Con ortaggi e con galline. Sei pallido. Non ti senti bene? Non lo so. Penso che questo sigaro sia troppo forte per me. Un po' d'aria fresca mi farà bene. Perché l'hai fumato? Credevi di renderti più interessante? L'ho voluto provare. Scusami! Che gusto ci proveranno poi? Perché l'ho fatto? L'aria era diventata per me irrespirabile. La vita e il mondo, vagheggiati nel breve incontro col visconte Fresnay, ora più che mai mi attiravano, nel confronto inevitabile con la goffaggine che mi circondava. Desideravo rivedere il visconte e allo stesso tempo cercavo di combattere questo desiderio perché la mia condizione di moglie me lo imponeva. Ora lo ripeto, devo bussare prima di entrare. Devo sempre portare i guanti bianchi. Devo rivolgermi alla terza persona. Ma che cosa dici? Sì, certo, mi sono espressa male. Devo rivolgermi alle vostre signorie in terza persona. E poi quando ti ne faccio l'inchino. Brava, penso che ci intenderemo. Buongiorno. Ne ho abbastanza. Questi banditi. E poi li chiamano colleghi. Cos'è successo? Mi hanno fatto fare una figuraccia. Mi hanno trattato come un ciarlatano. E questo davanti a tutta la famiglia del mio migliore paziente. Perché non ti sei fatto valere, se avevi ragione? Certo che avevo ragione, ma loro erano in tre e non mi hanno fatto aprire bocca. Credono che un dottore, solo per il fatto che lavori in un posto come questo, debba essere per forza un incapace o un idealista. Speriamo che almeno questo porti qualche frutto. Frutto? Quale frutto? Che ti convincerai ad andare a Parigi. Senza soldi? Anche senza. Della tua dote non è rimasto quasi più niente. Se vendiamo la casa a Parigi potremo vivere, sì e no, un paio di mesi. E poi?
Se ci fossimo stabiliti a Parigi, invece che in questo lurido buco, avremmo ancora la mia dote. Ma tu invece pensavi di diventare famoso in mezzo a questi bifolchi, a spese della tua salute e del mio denaro. Oh, io non ti voglio imporre niente, del nostro futuro decidi tu. Ma sbrigati a farlo, perché tra poco non avremo più neanche questa casa. Emma! Vieni qui, dove vai? Poco prima delle 3 stamattina ho sentito il dottore che usciva. Da quel momento non ho più chiuso occhio. E comunque non volevo addormentarmi, perché quando c'è la luna piena io faccio sempre dei sogni terribili. Tra poco convincerai anche me a credere in questa storia della luna piena. Ma è così. Buongiorno. Fammi un tè bollente. Muoio di freddo. Che c'è? Non stai bene? Sono solo un po' nervoso. Vai a trovare i pazienti anche di notte adesso? Non era un paziente. Mi hanno chiamato per un duello. Cosa? Un duello? Come dottore, si intende, con chi vuoi che mi batta io. Non saprei da che parte cominciare. Solita storia per una donna. Un duca e un giovane conte, Gaston Fresnay, alla pistola. Ho dovuto far ben poco, solo riempire il certificato. Il duca ha mirato bene e il visconte è morto subito. L'avevi conosciuto, il visconte? Dove? Ho ballato con lui a quella festa. Emma, dove vai? Aspetta un istante. C'è una sorpresa per te. Cosa? Un'altra? Mi è stata proposta una condotta migliore, a Jeanville. E io l'ho accettata. Emma, non sei contenta? Sì, certo. La notizia della morte del visconte mi aveva annientata. Con lui morivano tutte le mie speranze. Mio marito continuava a non comprendere. Con la nuova vita a Jeanville cercai di dedicarmi completamente a lui. Dopo un anno avemmo una bambina che portò una ventata di serenità nella nostra casa. Non per me, grazie. Volentieri. Alla sua salute. Lei non beve, non fuma. Non ha nessun vizio, nessun punto debole. Uno, dottore. La moda. Rendere le belle donne ancora più belle è il mio punto debole. In mia moglie ha trovato una buona cliente. Dà sempre molta soddisfazione servire una bella signora. Le dirò, dopo la nascita della nostra bambina, mi sembra che sia diventata ancora più bella. Eppure lavora, come? Si occupa dell'amministrazione, della casa, di tutto. Ha rivelato doti che non sospettavo. Caro dottore, Madame Bovary è una donna eccezionale. Lei ha ragione. È riuscita anche a farmi apprezzare il mio lavoro. Vuole che le faccia vedere i miei quadri? Sa, quando i soldi entrano, si possono di nuovo investire. Venga, le faccio strada. A Leon non dispiacerà fare un po' di compagnia a mia moglie. Non vuole venire con noi, giovanotto. Il dottor Bovary vuole mostrarci i suoi quadri. Grazie, ma se non le dispiace verrò più tardi. Prima deve recitarmi una poesia di Heine. Ah, è una seduta letteraria. Beh, allora, a più tardi. Venga, andiamo. Allora, caro amico, sto aspettando. Io... Avanti. Ecco, vorrei bere qualcosa prima. E perché? Per farsi un po' di coraggio? Speriamo che non sia una poesia troppo frivola. Come può essere frivola? Le poesie d'amore vengono sempre dal cuore. Avanti allora, incominci. Adesso mi ha veramente incuriosita. Su, coraggio. Ma cosa? La prego di scusarmi, madame. Non posso. Ma perché non può? Se è di Heine, non è possibile che sia brutta.
non è di Heine, è mia. Caro amico, ha dimenticato di venire di là. Non ricorda che doveva raggiungerci. Il dottor Bovary l'aspetta nel suo studio. Vada. Sì. Madame, prima di congedarmi, vorrei dirle un sincero grazie per la sua magnifica ospitalità e per la sua splendida casa. Non sarebbe mia senza il suo aiuto. Lei sa quanto io la miri, madame. Per qualsiasi cosa può sempre contare su di me. Ma cosa? Non le piace quel libro? Non riesco più a concentrarmi. Vicino a lei non riesco più a leggere, a ricordarmi una frase. Da quando l'ho conosciuta io non vivo più su questa terra, ma là in cielo, ad altezze vertiginose. E ho sempre una grande paura che questo sogno svanisca. Io l'amo. Mi scusi. Sono troppo vecchia per lei. Sono pronta ad aspettare anche 100 anni. Quando si ama il tempo si ferma. 100 anni? Ma io non posso aspettare tanto. Oh, madame, non giochi con il mio cuore. Ho già deciso che lascerò subito Joinville per andare a Verdion. Là c'è mio zio che è un avvocato molto influente e sono sicuro che lui mi aiuterà. Voglio diventare ricco e importante. E poi ritornerò da lei. Le confesso che mi mancherà molto. E se tutto questo lo fa per me, grata. Ma come, vuole già andare via? Oggi la sua visita è stata breve. È colpa mia, purtroppo devo partire. La sua bambina cresce bene, non si preoccupi. Verrò con mio marito domenica. Benissimo, prossima, madame. A Joinville trovai i nuovi corteggiatori, ma mi ero imposta di restare fedele a mio marito. Tuttavia, riaffiorava in me il senso di insoddisfazione. Per distrarmi, cominciai ad accumulare debiti per permettermi spese e lussi che le mie condizioni economiche non mi avrebbero consentito. Uno splendido modello di Parigi. Un modello adatto per una bella gita in campagna. Ultimamente ho già speso fin troppo per vestirmi e il mio debito con lei non diminuisce pur pagando regolarmente. Di questo non deve preoccuparsi. In fondo abbiamo trovato una soluzione. Lei mette la sua firma su qualche cambiale e avrà quello che vuole. E va bene, allora prenderò questo. Ecco qua le lettere. E mi raccomando, non farti incantare dalle belle parole, ho bisogno di denaro. Madame può contare su di me. Ormai conosco il sistema di far entrare i soldi. I crediti che Adolfo troppo facilmente mi concedeva non bastavano più per soddisfare i miei desideri. Dopo l'estate, l'autunno. Le piogge, le lunghe malinconiche attese di un qualcosa che non sarebbe mai accaduto. Possiamo entrare, dottore? Prego, prego, signor Boulanger. Grazie. S'accomodi. Non mi sarei mai aspettato che un uomo come lei, che scoppia di salute, dovesse ricorrere alle mie cure. Ma perché vuole assolutamente essere salassato? Io non glielo consiglierei. Non riesco più a dormire la notte, dottore. È come se avessi migliaia di formiche sotto la pelle, un prurito insopportabile che mi scende lungo la schiena. Oh, e devo perderlo. Su, avanti, sembra che lei abbia più paura di me. L'alcol, per favore. Prenda quella catinella e la tenga qui sotto. Non sotto la mia faccia, sotto il braccio del paziente. Oh! Oh! Non riesco a sopportare la vista del sangue. Che cosa le succede? Sì, che le succede? Che razza di infermiera è? Nervi deboli e svenuta. Ecco, fra poco avrò finito. Come si sente? Eh? Malissimo. Opsa. La prego, apra la porta. Devo chiamare mia moglie.
Emma? Emma! Vieni qui, per favore. Che cosa è accaduto? Guardi qua, sono tutti e due svenuti, sia il mio segretario che l'infermiera. È molto strano, no? Perché il mio segretario aveva troppo sangue e l'infermiera troppo poco. Non capisco. Devo essere svenuta. Venga, venga a respirare un po' d'aria fresca, le farà bene. Aspettate. Sarà meglio che questo giovanotto venga con voi. Anche a lui farà bene un po' d'aria fresca. Ha visto, dottore? Gliel'avevo detto che avevo troppo sangue. Il prurito è quasi passato e già mi sento un altro. Grazie infinite. Mi sento così forte da sradicare un albero. Molto bene. Ma guardate che cosa avete combinato. Un vero e proprio bagno di sangue. Anche lei si sarà macchiato, immagino. Oh, che peccato, la sua bella giacca. Non importa. Anche lei è un paziente di mio marito? No, no, io le malattie le conosco solo per sentito dire. Il fatto è che lei conduce una vita sana. Fa molto sport. So che ha molti cavalli nelle sue scuderie. Sufficienti per uno squadrone. E anche lei un appassionato? E lei, madame? Nella tenuta di mio padre non è passato un giorno che non uscissi a cavallo, ma qui manca la possibilità. Quella ci sarebbe se volete accettare. Una bella galoppata vi farebbe certamente bene. Siete tutti e due invitati. Quando ne avrete voi. Accettai l'invito con entusiasmo. Quell'innocente diversivo alle mie monotone giornate mi ridava la gioia di vivere. Imprevedibilmente. È stata una bella cavalcata. Suo marito avrebbe perduto un po' del suo grasso se fosse venuto con noi. Ha fatto caso che è già la terza volta che ci lascia soli? Sì, certo che ci ho fatto caso. Lei pensa che voglia metterci alla prova? Adesso lei esagera. È troppo pigro, ecco tutto. Non sarà geloso, per caso? Non ha motivo di esserlo. Non gli è mai passato per la testa che mi possa interessare un altro uomo. Ma questo sarà sicuramente già accaduto. Ormai dovrebbe conoscermi e non insinuare una cosa simile. Chiedo scusa. Non volevo offenderla. Non era nelle mie intenzioni. Ma la sua freddezza mi fa impazzire. Dovrebbe essersi accorta che io la amo. Non parliamone più. Lei rompe di nuovo il nostro patto. Ricorda quello che mi ha promesso. Va bene, non parliamone più. Rodolfo, me. Buffa la mia vita, la mia morale. Lei non è felice. Lo sento. È meglio ritornare. È tardi. Ci sarà un temporale. Già comincia a piovere. I cavalli? Sono qui vicino, andiamo a prenderli, venga.
assolutamente il caso. Qui vicino c'è un vecchio casale, rifugiamoci lì. Ci siamo. Aspetti un momento qui che accendo il fuoco. Venga, Emma. Venga qui a scaldarsi. Appartiene questa strana casa? A uno dei miei fattori. Avanti, sieda qui vicino al fuoco e si tolga i vestiti bagnati o rischia di prendersi una polmonite. No, 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 non sarà necessario. I vestiti si asciugheranno lo stesso così. Per me. Permette almeno a me di fare quello che ritengo più logico. Non voglio correre rischi. Andiamo, non sia così ostinata. Si spogli, altrimenti dovrà ricorrere alle cure di suo marito. E continua a piovere. È stupendo. Stupendo? Ma che cosa? Che continui a piovere. Beva un sorso, la riscalderà. No, grazie. La mia camicia è quasi asciutta. E lei sta tremando di freddo. Starò voltato di là, va bene? Crede di mettermi a mio agio? Prego di non fraintendermi, madame. Si tratta soltanto di una formalità puramente amministrativa. Una formalità per cui io dovrei firmarle delle cambiali. Parliamoci chiaro, la questione è un'altra. Ecco. Ebbene, sì, la questione è un'altra. Lei mi deve 7.000 franchi. Di più non ne ho. Emma, lei continua a fraintendermi. Io non ho bisogno di denaro, sono certo che lei mi ripagherà con gli interessi, ma devo comunque avere una garanzia. Non voglio metterla in imbarazzo, si tenga i suoi risparmi. Si limiti a firmare le cambiali. Le do la mia parola che non le metterò in circolazione. Lei sa bene che non ne sarei capace. Con queste mi metto nelle sue mani, Adolfo. Lo può fare, Emma. Sì? Madame, sono le 2 del mattino e il dottore sta sellando il cavallo. Va bene. Signora,
Da dove vieni? Che cosa è successo? Che domanda stupida. Avevo voglia di te e sono venuta a trovarti. Non mi ami più. Come puoi dire una cosa del genere? Non mi importava più nulla di nessuno, né provavo rimorso. Mi sentivo finalmente felice, viva, importante. Il resto non esisteva. Ecco qua, 700 franchi. Il resto posso pagarlo tra una settimana. Vedi, abbiamo tanti crediti, ma è difficile esigerli. Lo stesso succede a me, madame, ma lei mi deve più di 2000 franchi, senza contare le cambiali. Le ho già concesso ben 2 dilazioni. Lei dovrebbe capirlo, Emma. Io non sono una banca. Quindi la prego di saldarmi almeno il conto relativo ai vari vestiti che le ho consegnato ieri. Le ho appena detto che in questo momento non ho la possibilità. La pregherei di non diventare aggressiva. È lei in debito con me, non io con lei. Che devo fare allora? Una bella donna può sempre pagare con altra moneta. Lei è tanto intelligente per capire quello che ho voluto dire. Dovrei inginocchiarmi davanti a lei e baciarle i piedi? No. Non lei a me, ma io a lei. Questo l'avevo capito. Ma anche lei è un uomo intelligente e sa che i conti non si saldano così. Gli affari sono affari. Nessuno dà niente per niente e questo anche in amore. Emma, quando si deciderà a dimostrarmi la gratitudine per la generosità che ho sempre avuto verso di lei? Lei non avrà più preoccupazioni e farà di me un uomo felice. Basta così! Non diventi impertinente. Io posso acquistare da lei, ma non mi vendo. Proprio non la capisco. Lei è fatta per l'amore. Perché non per l'amore con me? Che differenza fa? Un amante in più o in meno? Già ci comprendiamo meglio. E per ora mi basta. Finalmente Adolfo mi aveva fatto capire il fine ultimo della sua generosità. Pur di avermi, non aveva esitato a macchinare un tranello che mi aveva praticamente messo nelle sue mani. Ma non ebbe paura. Né ne avrei mai avuta, fin quando fosse esistito per me Rodolfo. Non credo che stanotte riuscirò a dormire. Le mie valigie stanno veramente già a Parigi. È la terza volta che me lo chiedi, lo sai? Sediamoci qui fuori. Questa è la pianta della città e qui l'albergo dove ci incontreremo. Vedi? E sarà per sempre, vero? Non so come esprimerti la mia gratitudine, ma tu sei certo che non ti pentirai, che non ti stancherai mai di me e della bambina. Sono certo. Però non si tratta solo di me. Tu sai come la penso. Sarebbe meglio dire tutto a tuo marito. Dammi ascolto. Perché fuggire come dei ladri? No, ti prego, non farlo. È vero, io non provo più niente per lui. Ma non avrei il coraggio di affrontarlo. Va bene, non gli diremo niente. Allora addio. No, niente addio. Arrivederci. Fra 2 giorni a Parigi. Sì.
Lo metta pure lì sul tavolo, penserò io ad avvertire la signora. No, mi dispiace, signorina. Il signor Boulanger ha insistito perché lo consegnassi personalmente a Madame Bovary. Come crede? Di che si tratta? Cosa c'è, Felicitas? Il signor Boulanger le manda questo cestino di fragole, ma il signore rifiuta di darmelo. Ringrazio il suo padrone. Arrivederla, madame. Buongiorno, dottore. Buongiorno. Buongiorno. Ti amo, ma proprio per questo devo lasciarti. Non voglio che tu sia infelice. Emma, perdonami. Se puoi, un giorno mi ringrazierai. Sono partito ma da solo, ti prego di non cercarmi. Oh mio Dio. Guardi, sembrano dipinte, vero? Bellissime. Le ha mandate il signor Boulanger. Sì, il signor Boulanger ha sempre dei pensieri molto gentili per mia moglie. A proposito, dov'è la signora? Ho sentito che andava di sopra, vado a chiamarla. Madame? Oh mio Dio, che cos'ha? Dottore, presto! Sua moglie! Faccia presto, dottore, venga! Che succede? Ah, svelta, corri giù a prendere dei sali. Emma, è svenuta. Forse è il caldo. Un po' di esaurimento. Emma. Cameriere, ci porti del vino. Subito. Ah, Dio sia ringraziato. Vedo che stai molto meglio. Da che lo deduci? Beh, le riviste di moda. Erano mesi che non le guardavi più. Dimmi piuttosto che cosa hai fatto. L'hai avuta? Beh, sembra di sì. Devo ancora avere la conferma dal notaio, ma la condotta di quel collega morto dovrebbe essermi assegnata. Più difficile sarà mettersi d'accordo con il proprietario della casa. Vuoi dire sul prezzo? Eh sì, chiede troppo. Non devi rinunciarci per questo. Vendiamo la casa di Jeanville e il resto ce lo faremo prestare. Grazie. Beh, non abbiamo altra scelta se proprio non vogliamo più stare a Jeanville. Dimentichi che lo volevi anche tu. Sì, certo. Comunque a me Jeanville non dispiaceva. Sai chi ho incontrato nello studio del notaio? Leon! Ah, sì? Sì, gli ho detto che eri venuto anche tu. Sarà qui da un momento all'altro. Ti voleva vedere. Sai, l'ho trovato in ottima forma. Non lo riconosceresti più. Pare che abbia fatto carriera. Veramente? Sì, sì. E gli hai detto in quale albergo siamo scesi? Ah, sì, anche. Comunque ha insistito per vederti subito. Ah, è già qui. Dottore? Si accomodi. Madame, sono felice di rivederla dopo tanto tempo. Prego, si sieda. Grazie. Che bella sorpresa. Mio marito mi ha raccontato tutto di Probabilmente lei. Non tutto, ma mi racconti prima di lei. Che c'è di nuovo a Jeanville? Niente di interessante. Jeanville appartiene al passato. Mentre voi chiacchierate, io faccio un salto dal padrone di casa. Leon ti farà compagnia, ne sono certo. Sì. Con permesso. Lei è bellissima come sempre, madame. Non si sente in obbligo di farmi dei complimenti. Allora le dirò che io la miro sempre come una volta, ricorda? Ho ragione io, Emma. Il tempo per noi due si è fermato. Sì, ma non del tutto, siamo più vecchi. Può darsi, ma in ogni caso non tanto vecchi da poter vivere solamente di ricordi. La devo rivedere assolutamente, Emma. Io l'amo come l'ho sempre amata. Tutti questi anni non hanno cambiato niente in me. Domani alle 10 davanti al monastero. Lei aspetterà invano. Aspetterò lo stesso. Malgrado tutto è venuta, non sa quanto mi rende felice. Se lei è davvero sincero, la devo disilludere, Leo. Ho riflettuto molto su di noi. Ma ancora non sa cosa voglio dirle. Ho qui una lettera per lei. Probabilmente si commuoverà, ma non la interpreterà. Non voglio che provochi in lei delle speranze. Io voglio solo confortarla. Posso almeno accompagnarla fino all'albergo? La ringrazio, ma ho la carrozza là che mi aspetta. È questo che mi piace nelle donne, la previdenza.
Su, venga. Andiamo. Dove, signore? Non importa, in qualsiasi posto, purché vada. Un compiacente albergo di Verdion divenne così il luogo abituale dei nostri incontri. Con mio marito trovai la scusa di voler imparare a suonare il pianoforte con una insegnante del luogo. Non mi importava di fingere. Dopo la delusione di Rodolfo, la devozione di Leone mi affascinava. Che succede? Che ti stava dicendo il portiere di tanto segreto? Il signore misterioso di giovedì scorso ha chiesto di nuovo di lui. Assurdo, il portiere vuole solamente cavarti dei soldi. Ogni settimana aumenta le sue richieste per tenere la bocca chiusa. Forse sarebbe meglio cambiare albergo. E dove vorresti portarmi? In una pensione di terza categoria? Questo è l'unico possibile. Sarebbe meglio non vederci per un po'. Tu sai che io non potrei, perché dici sempre la stessa cosa. E se qualcuno ci spiasse? A chi può interessare? Solo a tuo marito. O un altro amante. Può darsi che tu non mi basti più. Ascolta, sai quanto sono geloso? Perché parli così? Mi lasciami. Ma mi devi sempre saltare addosso. Vieni con me solamente per questo. Che cosa ti prende? Da un po' di tempo sei diventata strana. Non mi ami più. E tu mi parli d'amore. Ma cos'hanno a che fare con l'amore questi pomeriggi? Emma, tu sai quello che sei per me. Perché vuoi farmi soffrire? È come se la cosa ti divertisse. Io mi sento così insicuro. Vicino a te mi sono tornati tutti i miei complessi. Spesso ho la sensazione di essere un giocattolo nelle tue mani. Tu soffri ancora troppo poco. Sei troppo sicuro di te, ragazzo mio. Cerchi sempre di fare il forte e questo a me non piace. Non parli? Stai zitto per farmi dispetto. Ma i tuoi occhi ti tradiscono. Mi stanno pregando. Vieni, metti da parte il tuo orgoglio. Qui. D'altronde avevi... sì, avevi il gioco facile. Io ero... affamata d'amore. Oggi non più. Perché tutta questa fretta oggi? La diligenza parte soltanto fra due ore. Ma sono inquieta per le stupide chiacchiere del portiere. Vorrei andare via subito. Va bene, allora andremo a prendere un vermouth, eh? Volentieri, mio caro. Buonasera, madame. Buonasera, signore. Come hai potuto firmargli quelle cambiali? Semplice, avevo bisogno di soldi. E quanto devi dargli adesso? Te l'ho già detto, 20.000. 20.000 franchi, ma non riuscirò mai a trovare una somma simile in poi. Naturalmente te li restituirò. Ho ereditato una casa a Dieppe, ma ci vuole tempo per venderla. Vuoi che parli con lui? No, non servirebbe. Tuo zio, piuttosto, ha sempre centinaia di migliaia di franchi in cassaforte, almeno così mi hai detto. E mi hai anche detto che tu ne hai le chiavi. E se invece ci andasse tuo marito a parlargli? Mio marito non sa niente di questo. Solo tu puoi aiutarmi. In fondo, se ho speso tanti soldi, l'ho fatto per te. E va bene. Verrò a Joinville quando avrò quel denaro. In qualche modo lo troverò. Tu non preoccuparti. Andiamo adesso. Ah, devo pagare. Il conto, prego. Questo è proprio da lui. Mi manda l'ufficiale giudiziario a casa e quando io non ci sono. Che scorretto. Quando torna? Domattina presenterà nuovamente le cambiali a nome del signor Lumière. Così ha detto. E se lei non paga, procederà al sequestro. L'Erese è un mascalzone. Ha consegnato le mie cambiali a uno strozzino. Questi sono altri onorari. Fateli pagare. Sì, madame.
Un momento. Sì? Nel pomeriggio va alla stazione di posta. Se il signor Léon Dubois arriva da Verdiom, dagli questa lettera e aspetta la risposta. Sì, madame. Porta di là. Ti ha disturbato? Dalla tua espressione si direbbe di sì. Ecco, non ti aspettavo così presto. Pensavo che arrivassi con l'ultima diligenza. No, ho finito prima. Emma, da un po' di giorni mi sembri nervosa, come assente. Che cos'hai? Che cosa vuoi che abbia? Niente, sto benissimo. Mi sono sempre fidato di te, fino ad oggi. Perché ora non ti fidi più? Che è successo a Verdiom? Ho fatto uno strano incontro. Con chi? Se permetti la domanda. Con Madame Voler, la tua insegnante di pianoforte. Raccontami tutto. Che cosa avete detto di me? Praticamente niente. Perché non ti conosce. No. Ma sei sicuro che si trattasse di Henriette Voler? Che c'entra se si chiama Henriette quando dice ma che sì tu... che c'entra, e come? Tu non hai parlato con la mia maestra. Ci sono due se Voler. Tu con quale hai parlato? Con la tua insegnante Henriette Voler, che mi ha detto di non conoscerti. È vero sì o no che mi hai detto che andavi a lezione da una certa signora Voler? Calmati. E come ti ho detto, io sto prendendo lezioni dalla signora Henriette Voler. Mettiamo subito in chiaro la cosa. Ti mostrerò le ricevute e i pagamenti che ho fatto. Lo sai che non ti conoscevo sotto questo aspetto. Ma cosa credi che andassi a fare tutte le settimane a Verdiom? Come al solito faccio la figura dell'idiota. Lascia stare quelle stupide ricevute. Ci credo, va bene. Volevo solo dimostrarti che tu hai parlato con un'altra signora Voler e non con la mia insegnante, quell'adorabile signora Henriette. Ah, adesso rammento. Forse le ricevute le ho ancora nella borsa o negli spartiti di musica. Aspetta, vado a prendere. Non mi importa delle ricevute, ti ho detto. Eppure è stata esplicita. Ma sei proprio sicuro di non aver capito male? Com'era la tua signora Voler? Mio Dio, come tutte le professoresse di pianoforte. Ma ora credo di ricordarmi che non si chiamava Henriette. Ne sono sicuro, anzi. Ma i pazienti mi aspettano. Le ricevute le troverai dopo, eh? Sono 800 franchi. La donna è andata a riscuotere alcuni crediti, circa 2000. Il resto arriverà domani da Verdiom. Madame, le ho già detto che a me non deve più niente. Il suo creditore ora è il signor Lumière. Lei gli ha dato le mie cambiali. Ma come ha potuto farlo? Io mi fidavo della sua promessa. Vi sono stato costretto, madame. I soldi che le ho prestato rappresentavano tutti i miei risparmi. Ed ero disposto a rinunciarvi alle condizioni che lei sa. Già, belle condizioni. Avrei dovuto vendermi. Se invece è mai stato un fondo di simpatia per lei, con il suo atteggiamento l'ha distrutto per sempre. Adolf, si faccia restituire quelle cambiali e mi dia 2 giorni di tempo. Non può permettere che mettano all'asta la nostra casa e che mio marito venga cacciato via. Lei mi supplica, ma se in tutti questi anni non mi ha mai degnato di uno sguardo, da lei ho avuto derisione e disprezzo. E malgrado questo, speravo che ogni... l'avrei convinta del mio amore. Non adoperi questa parola. Non mi parli di amore. Lei non ne è capace. La mia situazione ne è la prova. Lei mi ha fatto diventare quello che sono ora. Bene. Supponiamo che io accetti la sua proposta. Che cosa accadrebbe? Me lo dica. Per prima cosa smetterà ogni relazione con altri uomini. Non sono più disposto a pagare per i suoi amori, come ho fatto regolarmente fino ad oggi. Basta così. Non le permetto di parlarmi in questo modo. Io ho parlato da uomo d'affari con una donna che capisce la mia lingua. Conosce le mie condizioni. Dipende da lei se accettarle o no. Non avrei mai pensato che lei fosse un farabutto simile. Lei non è un essere umano, è una bestia feroce. Non distruggerà la mia vita. No, non glielo permetterò. Ah,
Non vorrei aspettare tutta la notte qui fuori l'ultimo corriere. Certo che aspetto. Vieni a casa mia, di là potrai vedere quando arriva. No, grazie, aspetto che venga buio e poi torno a casa. Come preferisci. Piano, fa piano. Basta adesso, metti a letto la bambina, è già tardi. È lei che non vuole, sa come strilla se non ha voglia di dormire. E tu lasciala strillare, ma che la smetta. Non posso più sentire questo strimpellio. Andiamo, fa la brava. No, voglio suonare. Sì, smettila. Lo vede, madame, cosa devo fare? Me lo dica lei. Sparite! Portala subito a letto prima che impazzisca completamente. Sta buona, andiamo a non far arrabbiare. Allora, lo hai visto? No, madame, il signor Leon non è venuto, neanche con l'ultimo postale. Ho visto scendere tutti, ma lui non c'era. Non c'era? No. Può darsi che venga domani, no? Non credo. Non credo che verrà. E se anche venisse, sarebbe troppo tardi. Parli con il signor Boulanger. Lui potrà aiutarla. Se glielo chiede, lo farà certamente. No, Felicitas, se non ne avrei più il coraggio. Ti prego, cerca di far dormire la bambina. Ero sull'orlo del precipizio. La mia disperazione nasceva dalla consapevolezza di aver rovinato la mia famiglia. Dovevo tentare ogni mezzo per salvarla dal fallimento. Devo tentare. Non ho altra scelta. Va all'inferno. Sei un avaro. Ecco cosa sei, un avaro. Che divertente. Su, vestiti. Fra mezz'ora si va a tavola. Sì, ma tu me lo dai, l'assegno per la pelliccia. Ti serve adesso? Vuoi che venga nuda a tavola? No, quanto siete esagerate voi donne. Dove hai messo il vestito? L'ho buttato nel caminetto. Ora è un mucchietto di cenere. Per questo ho bisogno della pelliccia. Brigitte, ascoltami bene. Io non mi lascio mai imporre nulla, è chiaro? Sei un avaro, preferisci farmi morire di freddo. Sto battendo i denti dal freddo. Abbi pietà di me e non lasciare congelare la tua piccola Brigitte. Firma l'assegno, Rodolfo. Sì, però adesso vestiti. Che cosa c'è? Una signora vuole parlarle. Dille di tornare domani, ma chi è? Madame Bovary. Chi? Madame Bovary, l'ho fatta accomodare in ufficio. Va bene, dille che vengo subito. Madame Bovary, falla salire, ti prego. La voglio vedere. È veramente bella, come dice la gente. Se lei era la tua amante, io ho tutto il diritto di conoscerla. Tu non hai nessun diritto. Aspettami qui e mettiti qualcosa addosso. Sì, ma che cosa? Scusa il mio abbigliamento, ma... Sì, lo so. Hai una visita. Ti trovo bene. Non sei cambiata. Grazie. Posso esserti utile? È per questo che sei venuta, no? Mi occorrono 8.000 franchi. Si tratta di un vecchio debito che... Sono tanti 8.000 franchi, ma naturalmente ti aiuterò. Quando ti servono? Al più tardi per domani a mezzogiorno. È impossibile, ma... Per procurarmeli dovrei andare a Parigi alla mia banca di fiducia e con tutto ciò ci vorrebbe sempre qualche giorno. Grazie lo stesso. Arrivederci. Un momento, fammi pensare.
Per un migliaio potrei aiutarti subito, ma per una somma così alta devi darmi tempo. Ti ringrazio, Rodolfo, ma sarebbe troppo tardi. Signor Lerese, Madame Bovary vorrebbe parlarle. Non sembra sorpreso di rivedermi dopo così poco tempo. È sempre una gradita sorpresa riceverla nel mio atelier. Non sono qui per comprare altri vestiti. Sono venuta solo per pagare i miei debiti. Complimenti. Come ha potuto mettere insieme una simile somma? Lei non ha capito, Adolfo. Vengo a mettermi a sua disposizione. Se ritira le cambiali e impedisce la vendita all'asta, sarò disposta a tutto. Madame vuol dire... Che sarò la sua amante quando vorrà. Emma. Spero di poterla chiamare ancora così. Quanto ho desiderato questo momento. Ma adesso non so che fare io... Se lei non lo sa, chiami il suo procuratore. Gli dirò esattamente quello che deve fare. Non volevo dir questo. Scusi un momento. Il signor mi ha chiamato. Jordan, vada subito dal signor Lumiere e si faccia consegnare le cambiali di Madame Bovary. Gli dica che poi gli pagherò io la somma. Madame Bovary mi ha dato sufficienti garanzie. Benissimo, vada immediatamente, signore. Buonanotte. Iniziamo la nostra collaborazione, diciamo così, con un bel brindisi. Malvasia antico, un vino veramente squisito. La donna che ammiro più di ogni altra al mondo. Spero di non deluderla. Oh, non che io mi aspetti della gratitudine, ma almeno una compagna con un umore migliore. Allora mi riempia il bicchiere. Forse mi verrà l'umore giusto. So quello che pensa. Che il mio sistema per fare la corte a una donna non è certo dei più ortodossi. Forse è il solo che una donna possa accettare subito, senza tutti quei discorsi sull'amore e i suoi cuori infranti. È un punto di vista. Non corrisponde esattamente all'idea che ho sulla nostra futura relazione, ma ho imparato ad aspettare. Posso fare ancora qualche cosa per lei? Adolphe, io sono una donna. Una donna che ha imparato a proprie spese. Come posso essere certa che le restituiranno quelle cambiali? È giusto. Ora le dimostrerò come io sia sempre stato sincero con lei. Prenda questo assegno. Così ora lei ha una duplice garanzia, se non si fida della mia parola. Lei mi fa vergognare. Manterrò la mia promessa, ma abbia un po' di pazienza. Riempia di nuovo il bicchiere. Forse dovrei chiederle perdono. Io l'ho messa in una situazione per la quale lei è costretta ad ubriacarsi. Ma non voglio ubriacarmi, mi faccio solamente coraggio. Ho ben motivo di vergognarmi. Il patto che ho fatto con lei è un vero e proprio imbroglio. È un prezzo eccessivo per me. Io non valgo 10 franchi. Si calmi, la prego. Lei non deve ubriacarsi, non voglio che così abbiano inizio i nostri rapporti. Ho sempre provato un affetto sincero per lei. Non voglio abusare della parola amore, ma... No, non pronunci questa parola.
Quante volte me l'hanno detta? Quante volte mi hanno giurato amore? È una parola vuota. Non ci credo più. L'amore dura solo un istante. E il resto non molto di più. Per favore, vuole abbassare la luce. È per lei che lo dico. È ancora così sicuro di desiderarmi tanto? Non mi ami. Lo so. Lo sento da ogni parola che mi dici. Ciò nonostante sarei un pazzo a non baciarti. Devo mettere fine a questa situazione. Allora avrò finalmente la pace. Dentro di me. La pace. Avevo toccato il fondo. Ora sentivo tutto il peso delle mie colpe derivate dalle mie sciocche ambizioni di piccola provinciale. Non volevo né il perdono né la commiserazione di nessuno. Ormai era troppo tardi per tornare indietro. Davanti a me avevo una vita che mi disgustava. Capii che continuarla a vivere per salvare le vittime innocenti dei miei errori era il prezzo del mio riscatto. Il castigo per i miei peccati era dentro di me, nella mia coscienza consapevole, nella mia stessa volontà di continuare a vivere.